Buongiorno a tutti e bentornati all'appuntamento con Mattina Cisl. Oggi faremo il punto sul tesseramento, su come si è chiuso questo 2013 per il sindacato di Via Po, in fatto di iscritti. Parleremo poi di questa spending review tutta eh, Cislina avviatasi ormai circa un anno fa e eh, Toccheremo anche un altro tema delicato. Parleremo infatti dell'accordo sulla eh, rappresentanza che eh, lo scorso venerdì i leaders di eh, CGL, CISL, WILL e Confindustria hanno eh, firmando, firmato, rendendo attuativo appunto il provvedimento su questa intesa che risale al maggio scorso. E lo faremo con il nostro ospite oggi in studio, il segretario confederale della CISL Paolo Mezio. Buongiorno, segretario, Buongiorno grazie per essere qui con noi oggi. Allora, lo Abbiamo detto in apertura di trasmissione, facciamo un bilancio sul tesseramento, su come si è chiusa la campagna di tesseramento della CISL per il 2013. Quali dati ci può rendere oggi? Più che parlare di dati perché li stiamo raccogliendo, questo è il primo anno con la chiusura del tesseramento con le nuove strutture accorpate, quindi tutto il sistema informatico si sta adeguando a questo nuovo, nuovo modello organizzativo con eh, diciamo, le difficoltà che... E in questo caso ovviamente si stanno, si stanno riscontrando. Quindi il tesseramento verrà chiuso eh, alla luce del, del processo di, di riforma eh, organizzativa e tutto questo darà un quadro diciamo, più chiaro a, a rendere, coerente, per rendere coerente la chiusura del tesseramento con il nuovo modello. È chiaro che tutto questo alla chiusura del tesseramento sconta anche una situazione di grave difficoltà occupazionale che noi, che noi stiamo vivendo nel nostro paese, ma anche. Okay. tiene conto di quelle che sono le nuove tipologie, dei nuovi contratti, quindi noi abbiamo una tenuta sostanziale, in alcuni casi un avanzamento dal punto di vista degli iscritti, c'è un dato che non può non preoccupare, manteniamo gli iscritti, in alcuni casi li aumentiamo, però abbiamo meno risorse, questo è il punto da cui partire perché è chiaro che questo mette la nostra organizzazione di fronte a una situazione nuova con cui fare i conti e le scelte organizzative e politiche che si devono fare non possono tener conto di questo. Sostanzialmente diciamo che c'è una tenuta importante rispetto a quelle che sono i dati del, dell'anno precedente. Si può già dire le, chi sale e chi scende per quanto riguarda appunto, i dati sul tesseramento? Ma eh, intanto abbiamo quelle federazioni che hanno la gran parte delle tipologie contrattuali o a tempo determinato o rapporto di lavoro. Definiamolo precario, ma non è questo proprio l'aggettivo giusto: che aumentano, quindi c'è una presenza importante in questi settori qua. Eh, abbiamo diciamo, una tenuta sostanziale eh, che riguarda alcune categorie dell'industria. Eh, tipo, tipo la FEMCA, ma eh, ovviamente con i processi diciamo, eh, di riorganizzazione industriale in assenza di nuovi investimenti, anche questo è un settore che in questo momento diciamo, ha, qualche, ha qualche problema, una tenuta sostanziale per quanto riguarda i pensionati, che è un dato importante, perché noi sappiamo eh, che le persone non vanno più in pensione, c'è cioè, un ricambio come, eh, come noi ben sappiamo e tutto questo alla luce di quello che sta avvenendo, credo che il risultato complessivo della chiusura del tesseramento può essere considerato un risultato positivo. Lei ha parlato a inizio di intervista di questa politica di accorpamento avviata dalla CISL eh, intorno ai primi mesi dell'anno, dell appena concluso sì. Possiamo fare anche un bilancio su questi primi accorpamenti di UST ed USR? Sì. Per chiudere il sì. ragionamento sul tesseramento, vorrei sottolineare un aspetto. Che secondo me è importante e riguarda l'attività che all'interno delle nostre strutture dobbiamo, dobbiamo portare avanti. È chiaro che il fronte esterno, del, eh, del mondo del lavoro e eh, eh, viva la situazione di grande di crisi che ha. Noi abbiamo però un aspetto che non curiamo abbastanza, che è il fronte interno. Noi attraverso il nostro sistema dei servizi potremmo sicuramente eh, equilibrare quelle che sono oggi le disfunzioni rispetto al, alle fasi di, 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 di proselitismo. Ecco, questo è un appello che io voglio lanciare a tutte, a tutte le strutture perché eh, spesse volte l'unico punto di contatto tra lavoratore con le caratteristiche che ha e sindacato in questo caso la CISL e il nostro sistema dei servizi. Ecco, bisogna utilizzare di più, sfruttare di più quelle che sono le opportunità che attraverso il padronato, ha già fatto un lavoro molto egregio, attraverso i caffè, comunque attraverso il nostro, il nostro sistema si possono, si possono utilizzare. Ed è da qui che dobbiamo ripartire per quanto riguarda l'anno 2014. Che Sarà un anno, uh, diventerà un anno impegnativo, perché sulla fase della, ristrutturazione, della riorganizzazione dei, dei territori diciamo che abbiamo completato, ora si tratta di gestire, perché... Non dobbiamo solo mettere assieme le strutture, che è complicato perché abbiamo messo in discussione delle certezze, abbiamo rimodulato che, che è, diciamo, la, il, sistema, il sistema organizzativo e quindi ora bisogna mettere assieme le persone, quindi rendere compatibili e contaminare quelle che sono le esperienze diverse. Non dimentichiamo che spesse e volte alcuni territori che sono stati accorpati, anche se confinanti, eh, ci sono dei sistemi completamente diversi per quanto riguarda eh, il sistema dei servizi, per quanto riguarda il rapporto col mondo. Del Quindi questo è il lavoro complicato e delicato che ora dobbiamo fare in sergateria, eh, nell'ultima sergateria abbiamo già deciso di fare il punto della situazione rispetto all'andamento del, delle fasi di accorpamento eh, territoriali, che ricordo sono territori che abbiamo messo assieme, abbiamo regionalizzato alcune strutture e eh, in due casi abbiamo messo assieme le regioni Abruzzo e Molise, Puglia e Basilicata, un sì. lavoro <coughs> Un lavoro enorme che abbiamo fatto, che va completato ora tentando di mettere assieme quelle che sono le sensibilità, le provenienze, le esperienze, le storie, le storie diverse. Perché questo lavoro deve essere propedeutico alla seconda fase della, 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 della riorganizzazione, che non è solo, è anche spending review ma è anche un modello sindacale nuovo che noi vogliamo mettere, perché c'è un filo che lega il ragionamento sul tesseramento, quindi il grado di rappresentanza e di rappresentatività che noi abbiamo con il modello organizzativo. Il modello sindacale, dal punto di vista organizzativo, è un modello che non regge più, quindi lo dobbiamo mettere assieme. Questo ci dà lo spunto per, per avviare la... La, fase, la seconda fase della, della riorganizzazione per quanto riguarda le categorie abbiamo individuato cinque grandi, grandi ambiti: l'industria, il pubblico impiego, il, il territorio, i servizi alle persone, eh, queste, tutte quelle che sono le, le sfumature che in questo senso bisogna, eh, di cui bisogna tener conto. Eh, la fase è già cominciata con il congresso perché i congressi delle federazioni di categoria interessate quasi tutte, scusi i pensionati, alla fase di accorpamento hanno prodotto dei documenti importanti, quindi eh, di avvio della fase di riorganizzazione. Noi riteniamo che. Entro i tempi stabiliti, che potrebbero essere i tempi che una volta venivano scadenzati dall'assemblea organizzativa, questa fase di accorpamento tra le categorie potrebbe essere conclusa. Comunque diciamo che è già avviata, una fase delicata, molto complicata, ma una fase che noi non possiamo non portare, non portare avanti, anche perché, come dicevo prima... Abbiamo più iscritti e purtroppo abbiamo meno risorse. Quindi la semplificazione organizzativa non può non tener conto anche, anche, anche di questo. Ed è un fatto che metterà diciamo, eh, sotto stress pro probabilmente le, le, le strutture. Ora il problema non è solo mettere assieme le federazioni nazionali, il problema è poi. Tradurre e spostare gli accordi nazionali sugli accorpamenti nei territori e lì bisognerà lavorare perché rispetto a quelle che sono le necessità organizzative tutti possono contribuire e condividere un percorso che mi rendo conto è complicato, è la prima volta che si fa nella storia della nostra organizzazione perché le precedenti, i precedenti tentativi di, di riorganizzazione hanno allargato quella che era la platea delle responsabilità. In questo caso stiamo chiedendo a tanti dirigenti. Come dire, di fare altro ed è un problema che va seguito con tanta, con tanta attenzione perché, su questo, io credo si fondi la prospettiva di una grande organizzazione come la nostra. E non è un problema che riguarda solo il ceto sindacale e gli interessati, è un problema anche di democrazia perché, come dico sempre, come diciamo sempre, la democrazia di questo Paese senza. Un sindacato come il nostro sarebbe stata una cosa ben diversa. E il tutto punta ad una maggiore presenza del sindacato sul territorio. Ma è questo. Noi, le scelte che abbiamo fatto al Congresso sono anche queste. Noi abbiamo privilegiato il rapporto col territorio, la valorizzazione delle RSU, alla maggior ragione alla luce dell'accordo che è stato fatto, perché diventa la prima linea del sindacato. Le nostre RSU, i nostri lavoratori, non possono come dire, essere stimolati solo nel momento in cui c'è l'occasione elettorale all'indomani dell'occasione elettorale noi dobbiamo valorizzare la loro presenza quindi le scelte fatte al congresso anche dal punto di vista dei finanziamenti, delle risorse per quanto riguarda la formazione parte dal, dal posto di lavoro e parte dal territorio, ora accorpare i territori non significa che abbandoniamo il territorio, ah, saremo presenti nel territorio in maniera diversa, anche perché l'esperienza precedente quando il progetto 80 prevedeva l'istituzione dei comprensori, e poi abbiamo istituito nuovi comprensori, abbiamo diciamo allargato l'apparato, ma questo non si è tradotto poi in una presenza nel territorio. Il problema è come deve essere presente nel territorio, come sei in grado come dire di capire e di percepire quelle che sono le istanze, le sensibilità e i problemi che nel territorio si presentano. Quindi per quanto riguarda il territorio e per quanto riguarda, per quanto riguarda i, posti, i posti di lavoro, noi dobbiamo riscoprire. Eh, il gusto di andare a trovare i nostri lavoratori con un'assiduità eh, forse più forte rispetto, rispetto a ieri, perché spesse volte diamo per scontate cose che scontate no, eh, non sono. La presenza del sindacato nel, nei posti di lavoro e nel territorio è fondamentale, è il punto di partenza per un'idea e un modello sindacale che deve guardare al futuro. Un'ultima domanda prima di concludere. Abbiamo parlato appunto di questa importante intesa sulla rappresentanza sottoscritta da Cigele, Cisle, Will e Confindustria. Ecco, alla luce di questo nuovo importante accordo che il segretario generale della CISL, Raffaele Bonanni, eh, considera essere una svolta epocale nel mondo eh, delle relazioni sindacali ed industriali, le chiedo in che cosa, come cambierà la certificazione degli iscritti? adesso. Ma intanto sarà sicuramente una certificazione puntuale, più coerente con quelle che sono eh, quelle, la reale consistenza organizzativa di CGL e Cislo WIL, perché c'è troppa filosofia in giro sulla reale rappresentanza del, del, del sindacato nel nostro, nel nostro paese. Questo accordo che io mi permetto di definire storico, perché cambia sostanzialmente quelle che sono le consuetudini sindacali rispetto alla rappresentanza alla, e soprattutto alla, alla certificazione, che sia, segni un punto di svolta tra un modello e l'altro è chiaro che tutto questo va eh, precisato meglio eh, va gestito lì nei, nei posti di lavoro dove, eh, che saranno interessati eh, al rinnovo delle RSU c'è un problema di natura tecnica che nell'accordo oh, viene diciamo, in qualche modo anticipato la certificazione avverrà attraverso, attraverso l'INPS per cui le aziende eh, invieranno con il modello Uniemens all'Inps, quelle che sono che è la consistenza organizzativa delle, delle, delle diverse organizzazioni e poi tutto questo attraverso il KNL eh, diciamo, certificherà che è la reale consistenza del, del, dei, 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 delle organizzazioni sindacali all'interno dei, dei posti di lavoro. Detta così sempre una cosa facile però è una cosa che impegna non solo il livello nazionale, anche il livello nazionale, soprattutto le strutture, perché la presenza nei posti di lavoro delle, delle, delle strutture sindacali dovrà essere una presenza, una presenza attiva. Questo determinerà finalmente quella che è la reale consistenza organizzativa di CGL e CISLUIL, Sapendo anche che alcune finzioni verranno, verranno inevitabilmente fuori, il limite del 5% rispetto alla presenza è già un punto di partenza per cui i tanti sindacatini che denunciano più iscritti rispetto agli stessi addetti sarà diciamo, una pantomima che verrà, che verrà fuori. E soprattutto, e noi abbiamo come CISLO anticipato i tempi mi permetto di dirlo che quando abbiamo avviato due, tre anni fa l'anagrafe la, degli iscritti era proprio, voleva essere propedeutica all'accordo sulla, 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 rappres sulla rappresentanza e quindi noi oggi siamo in condizioni di, cer di certificare quelli che sono i nostri iscritti il combinato disposto tra iscritti e risultati delle, delle rappresentanze sindacali unitari darà il livello di rappresentanza delle, delle singole organizz organizzazioni sindacali che non è un fatto fino a se stessa. Secondo me è un problema che riguarda complessivamente il modello del sindacato in questo, in questo paese e soprattutto come dire, mette eh, diciamo fuori quelle che sono le tentazioni, le tante tentazioni di imbrigliare il sindacato all'interno di una legge sulla rappresentanza. Dico questo perché? perché la CISL storicamente e a maggior ragione in questo, in questo momento ha sempre voluto fortemente l'accordo tra le parti sulla rappresentanza, la legge eventualmente deve tener conto dell'accordo della, eh, dell fatto ma non possono gli altri eh, come dire, regolare quelli che sono i ritmi del, di un'organizzazione sindacale come la nostra, di un sindacato unitario come quello italiano che nonostante diciamo, le grandi difficoltà continua ad essere il sindacato confederale più rappresentativo d'Europa che non è con i tempi che è corno che adesso è un fatto estremamente importante. Bene, io ringrazio il segretario confederale della CISL Paolo Mezzi, ospite oggi nei nostri studi qui a Mattina CISL. Vi ricordo le notizie del Tg questo pomeriggio alle 17. Grazie a tutti per averci seguito, buon lavoro e buona giornata.